Allora, nell'articolo di sabato sembrava appunto di, a parte il fatto che lo utilizzava l'assessore per fare campagna elettorale, e ha utilizzato solamente il, diciamo, questo protocollo d'intesa che, come in questo articolo si evidenzia molto chiaramente, questo protocollo è una, come si dice, il metodo di comportamento, mentre il merito, come qui l'abbiamo già sostenuto, era la piattaforma che noi avevamo presentato a novembre del 2013, dove a questo punto c'erano 8 punti ben precisi. Quindi lui ha parlato solamente di questo metodo facendolo diventare chissà che cosa, poi collegando anche altre cose, quindi dava l'impressione, è vero quello che ci siamo sentiti ieri, dava l'impressione che noi eravamo d'accordo con tutto questo tipo di riflessione, tutti i sindacati, ma non era così. L'accordo del protocollo era il metodo di trovarci ogni tanto, due rappresentanti ogni tanto, che tipo di comportamento, come muoverci. Il merito che noi intendiamo è quella famosa piattaforma che hai presentato, che è composta di 8 punti. Abbiamo affrontato 2 punti e anche questi 2 non conclusi. Quindi noi, proprio come diciamo qui, diciamo che chiediamo che a questo punto affronti l'emergenza, affronti questi punti, affronti il merito di queste problematiche. È ridicolo leggere sull'Eco di Bergamo che il sindacato Asia non ha firmato questo fantomatico piano anticrisi sulla casa che sarebbe stato siglato dagli altri sindacati e il comune di Bergamo e l'assessore D'Aloia. È ridicolo perché questo accordo è stato preso a un tavolo a cui il sindacato Asia non è nemmeno mai stato invitato, per cui del contenuto dell'accordo stesso scopriamo sempre leggendo gli articoli dell'Eco di Bergamo. Gli unici contatti che precedentemente il nostro sindacato ha avuto con l'ufficio alloggi del comune sono stati per aiutare gli aspiranti futuri abitanti delle case popolari a compilare le domande in occasione degli ultimi 2 bandi ERPO che ci sono stati. Per avere un incontro invece diretto con l'assessore, che a parole ufficialmente si è sempre dichiarato disponibile al dialogo con i sindacati, in realtà per avere un incontro diretto con lui abbiamo dovuto andare davanti al comune con le fotografie delle 250 case vuote di proprietà del comune, case popolari, che vengono tenute vuote da questa giunta e anche dalle giunte precedenti, e solo attraverso questa cosa è stato possibile far sì che D'Aloia venisse da noi in piazza davanti al comune a parlare. Ci sono anche dei video che dimostrano di questo unico raro incontro fra noi e lui. Confidiamo nel merito di quel protocollo d'intesa, ma il protocollo d'intesa non è risolutiva di tutti i problemi che noi abbiamo presentato, risolve semplicemente la parte burocratica e il rapporto tra le parti. Mentre invece il metodo che ha utilizzato l'assessore di divulgare questa informazione è stata un po' stravolta. Non so se è colpa del giornalista che ha redatto l'articolo o se invece sono le dichiarazioni che ha affermato lui. Quindi poco di quello che lui ha affermato è già stato concordato. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo presentato presso il comune una piattaforma dove include o almeno 8 punti che devono essere portati in discussione, e di quegli 8 punti non ne abbiamo ancora concluso uno. Il tempo trascorre inesorabilmente e quindi la nostra preoccupazione è che continuiamo a preparare documenti, preparare carte, preparare richieste, ma alla fine i problemi veri rimangono lì ancora da affrontare. Non esiste alcun patto anticrisi, come dichiara l'Eco di Bergamo, fra i sindacati e l'assessore. Noi siamo in trattativa da ormai 2 anni con l'assessore e di fatto in questi 2 anni non ci sono state mai risposte. Quindi non esiste alcun accordo e l'assessore fa male a dire che ci sono dei buoni rapporti. I rapporti non sono buoni, sono normali rapporti fra i sindacati e il comune che è proprietario. Tra l'altro questo protocollo d'intesa non è neanche stato mai firmato e soprattutto rispetto alle nostre richieste non c'è stata mai una discussione sugli sgomberi delle case oggi occupate, fra cui noi esprimiamo la massima solidarietà verso gli occupanti e un sostegno alle loro richieste e rivendicazioni.